Ciao a tutti e buon inizio settimana. Come sta andando per voi interni la maturità? Sto girando un po' sui vari gruppi di Facebook riguardo appunto la maturità e vedo molti di voi che insomma hanno finito finalmente questo lungo percorso, quindi faccio i miei migliori complimenti a chi è riuscito a passare, con qualsiasi voto sia riuscito a uscire, perché non è il voto che fa la persona, ma comunque l'impegno di tutti e 5 gli anni scolastici. E invece per quanto riguarda chi non li ha ancora sostenuti e comunque lo farà a breve, credo che comunque voi interni per la prima settimana di luglio in teoria dovreste finire, auguro buona fortuna, ma sono sicura che andrà tutto bene. E invece mi rivolgo in ultimo a voi privatisti, perché noi siamo sempre quelli lasciati un po' da parte. Ecco, a oggi io non so ancora quando dovrò sostenere gli esami di ammissione alla maturità, si sa che è tra luglio e agosto, ma non ancora le date precise, quindi noi continuiamo a ripassare perché è l'unica cosa che ci resta da fare, cioè presentarci almeno preparati. Poi insomma, come vada vada, a questo punto sinceramente sono abbastanza demoralizzata comunque, perché passare 2 mesi con quest'ansia, il pensiero di dover ripassare, non sapere comunque le date, non sapersi programmare, un po' così tutta la cieca, non è facile. Però insomma sto cercando anche con questi video di diciamo motivarmi, ecco, automotivarmi da sola. Allora, adesso andiamo avanti. Settimana scorsa abbiamo visto Svevo e oggi invece vorrei parlare di Luigi Pirandello. Allora, facciamo diciamo un excursus veloce nella sua biografia, quindi vediamo un attimino la sua vita e poi parliamo dei suoi romanzi principali, che sono Uno Nessuno 100.000 e Fumatia Pascal. Allora, Luigi Pirandello nasce nel 1867 ad Agrigento, viene da una famiglia che vive in condizioni economiche agiate perché il padre gestiva una miniera di zolfo. Studia a Roma, laureandosi nel 1891, dopodiché si trasferisce definitivamente a Roma e nel 1894 poi sposa Antonietta Portolano. Nel 1903 però la miniera si allaga e quindi Pirandello non ha più il sostegno economico della famiglia. Questo porta la moglie a diciamo ammalarsi ulteriormente, quindi ad aggravare la già sua precaria condizione psichica, e quindi Pirandello si avvicina alla psicoanalisi di Freud. Lui nel 1934 vince il premio Nobel. Adesso concentriamoci un attimo sulla sua diciamo ideologia, sulla sua ideologia proprio su cui si basano poi i suoi due romanzi più importanti. Allora, noi sappiamo che il Novecento è un momento di crisi anche dell'io interiore, quindi dell'essenza e della personalità di una persona, e questo è dovuto anche alle due guerre, non solo la prima e la seconda, ma anche alla guerra fredda, la crisi del 29, insomma tutto quello che ci sta diciamo anche nella prima parte del Novecento e poi anche più o meno verso la metà della seconda. La sua poetica si basa su 3 principi, quindi il vitalismo, il relativismo e l'umorismo. Allora, il vitalismo, Pirandello ci spiega che l'identità umana è sempre mutevole, è un qualcosa che è in continuo movimento, è un qualcosa che cambia in continuazione. L'uomo però, nel contesto in cui Pirandello opera, in cui vive, ci dice che non può essere spontaneo, e questo perché la società lo intrappola. Quindi in uno schema specifico, perché la società borghese è rigida ed è conformista. Quindi la prima parte di questa ideologia si basa appunto sulla società borghese. Accanto a questa troviamo proprio il tema della follia. Il tema della follia, cioè andare fuori dagli schemi, che è anche quello poi che ritroviamo tipo nelle novelle romane, Il treno affischiato, con il protagonista Belluca. Questo è un elemento che in quel racconto si ritrova. Non ne parleremo nello specifico perché è abbastanza semplice, però se qualcuno di voi poi dovesse averne bisogno sicuramente potrò fare un altro video. Comunque, andando avanti, quindi andando fuori dagli schemi porta il lettore, il protagonista in primis, quindi a ripensare a situazioni che ha vissuto e quindi che ha vissuto in modo passivo, diciamo, e a cercare poi di compensare questa cosa con un ruolo attivo. Quindi superare il ruolo prestabilito cercando comunque di cambiare la propria condizione, sempre attraverso la riflessione. Poi il relativismo invece, perché secondo Pirandello è impossibile acquisire una conoscenza definitiva e oggettiva, cioè non c'è un qualcosa che è così e rimane così, perché la realtà dipende dal diverso punto di vista di ogni persona, quindi da un punto di vista
soggettivo, e infatti questo cosa richiama alla mente un nessuno 100.000, che è proprio il fatto di come ci vedono gli altri, come ci vediamo noi, come ci può vedere un amico, un fidanzato, un genitore, che non sarà mai uguale in nessuna delle persone, a partire da noi stessi, che anche in varie occasioni della nostra vita potremmo vederci in modi completamente differenti. Poi l'umorismo, qui Pirandello parla dell'arte che deve essere fuori di chiave, quindi deve rivelare i contrasti delle cose, analizzandole, quindi riflettendo, e criticare la struttura della realtà. E per fare ciò ci dice ci vogliono due elementi, quindi l'avvertimento del contrasto e il sentimento del contrario. Allora, l'avvertimento del contrasto, quindi si prende, si prende nota, quindi ci si rende conto, quindi, della rottura di uno schema. Poi il sentimento del contrario, quindi si passa alla fase dopo, quindi si passa a una riflessione, si cerca di andare oltre le apparenze per superare, diciamo, quello schema iniziale che poneva le cose così e così sembravano. E invece no, Pirandello ci dice, attraverso il sentimento del contrario bisogna superare quello schema iniziale e guardare al di là. Allora, le opere, come abbiamo detto prima, abbiamo Novelle per un anno del 1922, con 24 volumi, si dividono in novelle siciliane e novelle romane. Le novelle siciliane hanno come regione originaria appunto quella dell'autore, quindi la Sicilia, l'Agrigento, insomma, e hanno un intento scientifico, quindi, perché creano anche situazioni un po' bizzarre e paradossali, mentre le novelle romane si cerca di passare in rassegna gli stereotipi che si vengono a creare, e in questo gruppo appunto ricordiamo Il treno affischiato, con il protagonista Belluca, che è quello che dicevamo prima, quindi di andare al di là delle apparenze per poter rompere gli schemi. I romanzi, passiamo allora al Fumatia Pascal. Allora, noi sappiamo che il protagonista, il romanzo scritto in prima persona, lui scrive un diario a questo Eligio Pellegrinotto, che alla fine doveva essere un diario privato, e alla fine invece questo Don lo pubblica. E qua ci ricorda un po' anche la metrica, diciamo, di come ha svolto il suo romanzo anche Svevo in La coscienza di Zeno. Allora, in generale il romanzo parla di questo protagonista che prova ad uscire dagli schemi, quindi lui vive in Liguria, lavora in una biblioteca, e il motivo per cui gli si presenta modo di uscire dagli schemi della sua vita è perché in un fossato viene trovato il cadavere di decomposizione di un uomo, e la moglie, la suocera, lo identificano come protagonista, quindi gli attribuiscono il nome Mattia, ed è lui. E invece poi sappiamo che non è così. L'altro invece motivo è perché riesce a vincere un'enorme somma di denaro al Casinò di Monte Carlo. Quindi, attraverso queste due circostanze, che sembrano anche un po' paradossali, ma nel romanzo succedono davvero, il protagonista, quindi il Mattia Pascal, inizia una nuova vita con una nuova identità e prende il nome di Adriano Meis. Ma questo comunque è comunque sbagliato, perché porta il protagonista sempre a ritrovarsi in un'altra trappola di un'altra identità, che lo porta comunque a doversi conformare con il posto dove va a vivere, con le persone con cui entra in contatto. Lui non riuscirà mai, ad esempio, a costruirsi una vita felice, sana, perché è tutto basato su una bugia. Lui stesso è una bugia, perché il personaggio che lui si crea non esiste, quindi lui non è in grado di riuscire a crearsi dei rapporti sinceri con le persone. Di conseguenza cosa fa? Come ha fatto la prima volta, fa finta di essere morto e ritorna alla sua vita, cercando appunto di ritrovare la sua vera identità, come il fu Mattia Pascal. Ma così non è, perché scopre che la moglie è risposata e che ha una bambina. E allora, non potendo più riavere la vita che aveva, diventa un'identità, diciamo, passiva, quindi diventa uno spettatore, un osservatore della sua stessa vita. Poi, passiamo a Uno nessuno 100.000, l'altro romanzo. Allora, Mostarda, che è il protagonista, riesce proprio a staccarsi dagli schemi e a uscire da questa condizione di costrizione, quindi creandosi una libertà assoluta. Noi sappiamo anche che il titolo ha molta molta importanza, e questo perché uno significa che ogni persona
ha un suo carattere unico, quindi una sua personalità, e questo lo sappiamo. Nessuno, perché nel continuo cambiare di personalità, come vediamo in questo romanzo, alla fine non c'è spazio per il vero io, per la vera persona che sono, e la ritroviamo anche nel Fumatia Pascal, perché quando cambia identità, lui appunto non si ritrova più, non sa più chi è, non riesce neanche a vivere, neanche a far finta di vivere. Quando cerca di tornare alla sua vita, alla fin fine non gli è possibile più riprendere la sua identità. Mentre 100.000 significa che tante persone, che sono tante persone quante sono le persone, scusatemi, sono tante personalità quante sono le persone che lo giudicano. Quindi tante persone hanno differenti momenti comunque in cui credono di avere una personalità diversa, cioè io mi vedo in un modo, un'altra persona mi vede in un altro modo, un'altra ancora in un altro modo e così via dicendo, e anch'io comunque come persona posso vedere mia mamma in un modo, mio papà in un altro e allo stesso tempo magari loro vedono me in un altro modo, insomma diciamo che è un po' tutto un po' complicato, però a me piace un sacco comunque questa ideologia che ha Pirandello. E direi che questo è quello più importante, insomma, che mi premeva dirvi, perché poi ci sono anche tutta la parte del teatro, ma diciamo passa un attimino in secondo piano, nel senso sono comunque anche la parte del teatro molto importante per Pirandello, però rispetto alla sua ideologia di base e ai suoi due romanzi principali, preferivo concentrarmi su queste tematiche, appunto. Quindi per oggi concludiamo qui. Sto anche notando che per questi video riesco a stare nei 10 minuti perché ho sentito tanti ragazzi la maturità che dicono che comunque avendo un'ora, facendo un calcolo per 10 minuti a materia, bisognerebbe riuscire a comunque esporle tutte. Quindi sto cercando anche di darmi un tempo quando parlo perché poi non vorrei magari continuare a parlare all'infinito ed evitare. A parte che in teoria credo che dovrebbero poi fermare gli insegnanti, no? Se al massimo un argomento va bene, che vedono che sei preparato, in teoria ti dovrebbero fermare e far spostare su qualcos'altro, però insomma non lo so, non è detto. Allora, per oggi abbiamo concluso qui, fatemi sapere come sta andando, se avete già sostenuto gli esami, magari scrivetemi nei commenti come sono andati, fatemi sapere un attimino anche la prima parte sull'elaborato, sul testo di italiano, insomma cittadinanza e costituzione, l'alternanza scuola-lavoro, come è andata, fatemi pure sapere e ci vediamo settimana prossima. Ciao a tutti, buona continuazione, buona settimana! I never made it.